Amore, calmati, non serve a niente arrabbiarsi, no, dai. No, è perfida sul serio, tu non sai cosa le farei. Non le faresti niente, tu non sei così. Perdonami, non ci ho visto più, sai. Tranquillo, ti capisco perfettamente. Sai, meglio se rimandiamo il viaggio. Devi restare vicino alla tua famiglia ora. Dai, torniamo dentro. Per fortuna che ci sei tu. Lo so. Franco, ti devo parlare. Cosa vuoi? Beh, io vado in casa. Mi chiami tu? Sì. E tu non me lo far arrabbiare. Ciao. Ciao. Allora? Perdonami, Franco, per averti mentito. Ah, sì? E perché? Sono giorni che devo dirti una cosa, ma non trovo certo, le parole. Certo, me ne ero accorto. Allora, dilla e basta. Sono qui apposta. Voglio chiederti scusa per avertelo tenuto nascosto. E voglio che tu sappia che sono tuo amico e ti voglio Aspetta, bene, Franco. Ma che fai? Mi stai facendo impazzire. Non capisco va niente. Va bene, te lo dimmelo, dico. Basta, per favore. Un paio di giorni fa, non so bene come, ma ho scoperto che vi hanno ingannato, te e Nicholas. Cioè? Il DNA. Faccia. No, aspetta, lasciami finire. Nicholas è un Fritzenwalder. I gemelli sono Lautaro e Nicholas. Tu no. Tu sei stato adottato, Frank. A ver che se siente quando non se siente nada. Te vaciaste de palabras, se murieron las mañanas. Corazón ametrallado por las balas de tu ausencia. Si el jazmín ya no da flor, si en la casa no entra sol, desangelado. Franco, stai bene? Che cosa hai detto? Niente, Franco, io l'ho sentito dire a Bonilla mentre parlava al telefono. Quando gliel'ho chiesto apertamente, lui mi ha mentito, ha detto di no. Allora sono andato da quella signora e... Scusami se non te l'ho detto prima, però è la verità. Non può essere. Tu lo sapevi. E non mi hai detto niente. Come fai a essere così meschino? Come puoi essere così malvagio? Faccia! Franco, perdona. Franco, per favore. Sono state le due streghe, sono state loro, io lo sapevo. Ci hanno mentito. Ci hanno mentito, le odio, le odio, le odio. Santo cielo, non è possibile, non può essere. Nicholas è disperato, completamente distrutto. È stato tutto il tempo a sperare di incontrare una madre che in realtà non esiste. E mi hanno tenuto lontano da Olivia. Proprio da Olivia. Come possono esistere persone così perverse? Non è possibile. Non è possibile. Non è possibile. Ah, non è possibile, Faccia, tu sei sicuro? È una cosa incredibile. Tu ne Franco, sei sicuro, Faccia? Ho sentito Bonilla che diceva di aver scambiato le analisi del DNA. E poi ho parlato con la signora e mi ha detto che uno dei suoi figli era morto. Quindi mamma e papà lo sapevano. E anche Federico. Non ho più niente adesso. Né passato né presente, niente. E la mia vita è una menzogna. La mia vita è solo un'enorme menzogna. Se
Quella donna è mia madre. E quel bambino è mio fratello. No! Ha ha ha.